karma, da cui appunto un sostantivo che deriva dalla radice kri, che significa azione, designava in antico l'azione per eccellenza, ovvero l'atto rituale. Fare il karman, ovvero eseguire il sacrificio, erano sinonimi. Onde per cui l'esattezza dell'atto rituale e della parola che con l'atto andava compiuta erano i fondamenti stessi per il mantenimento dell'ordine non solo sociale, ma in vero cosmico. Così è pensato nei Veda, che tutto si gioca su equivalenze micro-macrocosmiche, dove fondamentale è l'atto rituale perché riconnette a un ordine divino, trascendente, che è l'ordine stesso dell'assoluto. I brahmani in questo senso sono quelli del Brahman, i sacerdoti brahmani sono coloro che attualizzano l'ordine universale e continuamente lo rinnovano.